Ed ora, come sempre, andiamo in compagnia con la redazione del Piccolo Missionario. Qui parla Lucy Light del Piccolo Missionario. Per oggi stracchiamo tre frutti dal nostro albero dei libri. Mania va a scuola, di Laurent Neige, arrivano gli Gnumo Boys di Otto Gabos e la leggenda di Kino il Veste Nera di Fulber. Mania va a scuola è un libro fatto dal reporter Laurent Neige che da anni lavora nella zona dell'Africa. Mania è una bambina del Mozambico che va alla scuola materna fondata nel 2009 dall'Onlus Italia ASEM, che si occupa di bambini e giovani in situazioni di povertà nel Mozambico. Il libro ci accompagna durante la giornata tipica di Mania e ci porta dal suo villaggio fino alla sua scuola materna. Il testo è disponibile in italiano con il testo a fronte in inglese e anche con un audio CD per poter accompagnare la lettura con la musica africana. Il secondo libro che vi proponiamo oggi è Arrivano gli Gnumo Boys di Otto Gabos. In arte, questo è il suo nome in arte, in realtà Mario Rivelli, che ha fatto sia la storia che i disegni presenti nel libro. Noi lo consigliamo dai 9 anni in su e il libro è edito da Giunti Editori. Poldo è un ragazzino nella cui città è appena arrivata una strana fabbrica che lui e suo amico Ignazio vanno a vedere durante il pomeriggio durante i lavori. Nel frattempo, in città è arrivata anche la Gnumo Spalma, una specie di marmellata cioccolata che imperversa e che tutti quanti dicono essere buonissima. Ma il povero Poldo, a causa di problemi di peso, può solamente sognarla da lontano. Intanto gli strani movimenti nella fabbrica continuano. Possibile che non sia tutto quello che sembra? Poldo e i suoi amici lo scopriranno ben presto. E infine, l'ultimo libro che vi presentiamo oggi è La leggenda di Kino il Veste Nera, il nome simpatico di un vero padre che è partito dalla Spagna nel 1681 per andare a evangelizzare in Messico. Il lavoro di padre Kino è molto importante soprattutto perché permise di porre un freno allo sfruttamento dei coloni nei confronti dei nativi americani e permise, per esempio, ai nativi convertiti di non lavorare nelle miniere come schiavi. Inoltre, grazie alla sua collaborazione con i nativi, Kino poté studiare anche le meravigliose terre del Messico che fino a quel punto erano rimaste ignorate. Per oggi vi abbiamo proposto Mania va a scuola di Roland Meige, edito da ASEM Italia Onlus. Arrivano gli Gnumo Boys di Otto Gabos, edito da Giunti Editori, e La leggenda di Kino il Veste Nera di Fulber, edito da Il Sextante. Arrivederci alla prossima puntata.